ragazzi, eccoci qui, giornata bellissima, potete vedere che il sole illumina i belli come me. Vengo da un cardio devastante, 6 Tabata a cuore in gola. Comunque, a parte questa, oggi è una giornata, da come avete capito dal titolo, un po' particolare. Si va a Napoli, si va da Jessica, finalmente sono un anno che gliel'ho promesso e finalmente riesco ad andare allo store, quindi vediamo cosa ci esce. Andrò con 4 amici, vado di frettissima. Ho fatto colazione stamattina alle 5 e mezza come sempre, ora spuntino uguale alla colazione solo con 3 gallette in più, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gallette con la marmellata, un uovo, 200 g di albume, riscaldiamo la padella si riscalda, mettiamo le uova, vado di frettissima che fra un quarto d'ora vengono i miei amici a prendermi. Sale sull'uovo ovviamente e noi ci vediamo durante il viaggio, vediamo un po' gli stop, gli autogrill, facciamo un po', vediamo un po' di cazzate da fare e poi si va allo store, si va a spendere un po' di soldini. Jesse, sto arrivando. Cioè è una cosa impossibile, impossibile. Cioè questi fanno sempre ritardo. Non capito, allora ci sta Antonello, Antofit Chef e Agostino. Un quarto d'ora barra 20 minuti di ritardo, ma vi rendete conto? Ma c'è una cosa impossibile. Siamo quasi arrivati. Qui il mio amico Agostino che bestemmia da circa un quarto d'ora perché il navigatore continua a farci girare e non riusciamo a trovare. Ah, forse il navigatore non è nulla. Qua stanno le voragini. Allora, ci stanno le voragini sulla strada, si vede. E soprattutto ci picchiano da dietro da almeno un'ora. Perché andiamo piano. Quindi ora vabbè ragazzi, noi cerchiamo di arrivare a destinazione, siamo in ritardissimo. Già si chiamano di incazzare e ci vediamo tra poco. Siamo arrivati finalmente. Buongiorno. Ciao, piacere Anto. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ci hanno portato anche qualcosa. Madonna, ciao. Un bel po'. Vabbè. Allora, taste test nocco. Il gasolio erano 10 meno 20. We will always take a step. Devo vedere cosa comprare. Vale, tu che compri? Io tutto. Vale, hai detto che compra tutto. Tutto. Io non lo so, allora prendo sicuro. Allora, vediamo un po'. Allora, sicuro prendo, ragazzi, sicuro questa qui è spettacolare secondo me. È la crema di mandorle e fave. Eccola qui. Macronutrienti spettacolari, questa sicuro la prendo perché già l'ho provata e cioè ho provato quella nera che è questa qui, ma ne prendo due o tre comunque, prendo anche questa al cocco. Ma che spettacolo! Che cosa? Ma queste le prendo due almeno. Ne prendo due. Quello che dicevi tu, vale, qual è? Allora, poi vi faccio vedere un'altra cosa, questa. Qual è la differenza? Scelgo un po', parliamo con Jessica e vediamo un po' di comprare un po' di tutto perché sono uno spendaccione. Jessica, allora a me mi serve la farina d'avena della Spartan Nutrition, sì, che sembra si chiama gusto cornetto. Ce l'hai? Sì. Ne prendiamo due. Due? Un chilo e mezzo, è giusto? Sì. Allora 3 kg.
Poi facciamo acquisti. No ragazzi, io non sono uno spendaccione, quindi di queste che sono buonissime, perché una me l'aveva fatta provare tempo fa, quella alla nocciola e cacao. Ora io prendo quella, la crema di mandorle e fave. Fava tonno. Ma l'avevo bianco questo, vero Anto? Cornetto, cioè cornetto, due cornetto. Poi prendiamo questa qui. E quindi quella alla quale? Cornetto, ok, sì. Cornetto, e poi qual era quella là che... Poi aspetta. Ho preso anche questa, crema di mandorle e cocco. Sono due. Ora vi faccio vedere macro. Continuiamo. So che me lo chiedete, è questa la pizza rima. E questa è quella nuova, giusto? Sì. Questa è la focaccia, è quella nuova. Che c'è capito? Qualche crema in particolare? Lei voleva tipo una burro d'arachidi, però questo quelli aromatizzati. Sono quello, qua. Quello secondo me è buono, Anto. Sì, sì, sì. Questo è buono secondo me. Lui mi aveva. Ragazzi, se ordinate da Pure Body, ordinate. Queste le ho provate. Ottime. E anche il nocco, specialmente il nocco. Ah, pure queste dovete prendere, perché queste pure le ho provate da un'altra parte. Queste sono le barrette più buone del mondo. Queste sono le mie barrette preferite. Eccole. Eccola qui, quindi straconsigliate. Ah, c'è pure l'abbigliamento, non l'avevo visto. Le gambe, Andrea, no, all'inizio non mi piacciono. Allora ragazzi, noi stiamo andando via. Un saluto da tutti noi. Ciao ragazzi. Passate da Pure Body e poi ho novità. Tante novità. Allora ragazzi, siamo ritornando a casa. Volevamo andare a mangiare la pizza, però abbiamo deciso che nelle prossime settimane ci organizziamo e torniamo a Napoli. Confermato? Confermatissimo. Confermato, la prossima settimana torniamo a Napoli, quindi chiunque di voi vede questo video dovete sapere che fra poche settimane torneremo a Napoli a mangiare la pizza. Poi, prime considerazioni su Pure Body, poi dopo vi svelo una gran bella notizia, una gran bella news. Comunque, prime impressioni su Pure Body, negozio veramente bello, molto piccolo, molto ristretto, ma veramente bello e super fornito. Ci trovate tutti i tipi di farine possibili, burri d'arachidi, un burro di pistacchi che proverò, che ho preso, che proverò a breve. Veramente intrigava tantissimo. E due creme, ho preso una al cioccolato bianco e una al cocco, che ho fatto prendere anche a questo qui. Una cocco che sono buone, già lo so, ma comunque proverò. Ho preso dei biscottini, anzi devo ringraziare Jessica che mi ha dato questi biscottini, mi ha voluto dare questi biscottini. Li proverò perché io sono un fan, lo sapete, di questi biscotti. Non vi svelo niente, li vedrete nel prossimo video sicuramente. Ora stiamo tornando a casa, devo anche mangiare, che non mangio dalle 9:30. Ho del prosciutto che spero sia ancora commestibile, delle gallette, e noi ci aggiorniamo dopo, perché vi devo dare tante novità. Dietro ci salutano, ciao ragazzi, un saluto comune. Ciao ragazzi. Ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo come dei disagiati. Guardate che gente, mangiano nei contenitori. Io invece, che non me ne teneva di cucinare stamattina, ho prosciutto e galletta. Prosciutto e galletta. Viva il carbo! Viva il carbo! Questo veramente, ragazzi, non mettetevi in chetogenica, non vi uccidete. Mannaggia. Buon appetito. Il mio prosciutto non si vuole aprire, comunque buon appetito ragazzi, e ci vediamo a casa. Ragazzi, sono tornato a casa, giornata bellissima, fa un caldo boia, mi sono lavato, mi sono cambiato, ho mangiato, quindi benissimo. Ora vi faccio vedere, prima di parlarvi un po' di Pure Body, della giornata, i prodotti che ho preso. Quindi mettiamoci a tavolino qui e andiamo a vedere un po'. Apriamo il pacco regalo. Abbiamo.
farina d'avena della Spartan Nutrition. E quella gusto Bounty me la consiglia da Jessica. I macronutrienti sono 10 grammi di grassi, 55 grammi di carboidrati, ottimo, 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 10 grammi di fibre, 12 grammi di proteine. E domani la proviamo, assolutamente. Quindi farina d'avena, Spartan, un chilo e mezzo. Questa la volevo, poi ne prenderò anche altre al gusto cornetto. Poi, questa è una bella chicca. Protein Cheerios, vi avevo detto su Instagram che mi mangiavo i Cheerios nel prossimo post allenamento e mi volevo fare il milkshake proteico, quindi non farò il milkshake proteico, ci metterò i Cheerios proteici, che hanno per 100 grammi, mamma mia, 4 grammi di grassi, 38 grammi di carboidrati, 47 grammi di proteine, spettacolo, mi piace. Poi farina d'avena, questa è per mio fratello, gusto cookies and cream, io già l'ho provato, è buonissimo e l'ho presa per lui. Oh, poi ho due cose che, ragazzi, queste sono buone, queste sono uno spettacolo. La prima, quella secondo me meno cicciona, crema di mandorle con fava tonfa, ma comunque macronutrienti, 40 grammi di grassi, 30 grammi di carboidrati, tra cui 5 solo grammi di zuccheri e 15 grammi di proteine. Ingredienti sono mandorle e dolcificante. Perfettissimo, mi piace. Questa domani si prova. Poi, questa, ragazzi, questa secondo me è tutt'altra roba. Crema di mandorle, non so se si legge, crema di mandorle cocco, non so se si legge, vabbè, spero sia letto. E macronutrienti sono 37 grammi di grassi, 38 grammi di carboidrati e 11 grammi di proteine. E tra gli ingredienti ci sono mandorle, l'eritritolo, che è un dolcificante, e il cocco rapé. Ottimissimo. Poi abbiamo un regalino, questa è bella. Si vede? T-shirt e la canotta Pure Body. Quindi Questi sono gli acquisti che ho comprato. C'è anche un burro di pistacchi, che però è finito nella busta dei miei amici, quindi me lo prenderò nei prossimi giorni. E quello, perché è veramente spettacolare, burro di pistacchi, ragazzi. Sapete cos'è il burro di pistacchi? Una cosa maestosa. Comunque, a parte questo, considerazioni. Vediamo un po'. Considerazioni su Pure Body. Allora, il negozio è veramente bello perché è piccolino, ma è allestito alla grande. C'è veramente di tutto, non ho mai visto così tante barrette, non ho mai visto così tanta scelta di gusti di farine, anche quella di riso che dovrò provare, il burro di arachidi liquido, ci sono tantissime cose, ovviamente non le ho prese tutte perché non ho macronutrienti infiniti, quindi cerco di provare tutte le cose, tanto, ragazzi, questa mi finisce in una settimana e per come so io, pure i Cheerios, ma prenderò tutto e vi farò sapere di tutto questo. La novità che vi voglio dire è che avrete uno sconto. Il codice sconto mio, personale, di Pure Body, perché poi se volete fare ordini, dato che comunque io vi consiglio lo store sia perché spediscono e la spedizione è abbastanza veloce, sia perché hanno tutti i prodotti disponibili, potete ordinare tranquillamente dal loro store. Vi darò il codice sconto, credo sarà AntofitChef, così per icona, e comunque ve lo metto in descrizione, ve lo spammo qui da qualche parte e lo avrete sempre, quindi nei miei canali sappiate che avrete lo sconto Pure Body. Ora, altre considerazioni. Voglio ringraziare particolarmente Jessica per averci ospitato, ho fatto ritardo, sono arrivato alle 1:15, gli avevo detto che arrivavo a mezzogiorno e mezza, quindi ci ha ospitato, ci ha offerto un po' di roba, il nocco anche ho provato,
Ho provato i budini, non mi ricordo come si chiamano, i budini di albume, ragazzi, uno l'ho provato, mi sa che era la pina colada, e ce l'ha consigliato Paolo, cioè era veramente buono. Non li ho portati perché si sarebbero scongelati, quindi li ho lasciati lì, però se ne avrò l'opportunità li ordino, perché se li ordinate vi possono essere spediti con la convenzione dove non vi si scongelano. A parte questo, il video si sta dilungando tantissimo, io lo chiuderò qui, quindi ancora un ringraziamento a Jessica e Paolo per l'ospitalità, ai miei amici Agostino, Valeria e Antonio perché mi hanno accompagnato, e penso di tornare a Napoli fra 2 settimane, perché Paolo mi ha fatto venire la voglia di pizza, solo che andavamo di fretta e dato che me ne voglio gustare almeno 2, andremo sicuramente fra 1-2 settimane a Napoli, da Sorbillo dai tribunali e poi da un'altra parte. Quindi se volete scrivetemi le vostre pizzerie napoletane preferite qui giù e io faccio un tour. Tour pizza. Tanto la dieta la facciamo fare agli altri. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi.